PlayStation 4 e Xbox One entrambe presenti all'E3 2013. Dopo gli annunci delle rispettive conferenze, le due console di nuova generazione sono disponibili in grandi volumi presso gli stand della Fiera di Los Angeles e si iniziano a conoscere delle interessanti curiosità. Ad esempio, abbiamo notato come tutte le unità di PS4 fossero dotate sempre di un importante condotto di ventilazione, perché evidentemente queste prime unità si surriscaldano facilmente. Sempre che di console si possa parlare, perché in molti casi, quando chiedi agli sviluppatori su che sistema stesse girando la demo che hai appena visto, quelli ti rispondono a volte PC, a volte PS4, Xbox One. Insomma, la sensazione è che si tratti di dev kit ancora primordiali. Xbox One però è sicuramente più ingombrante rispetto a PS4 e con ogni probabilità anche più pesante. Sembra più grande addirittura del doppio, anche se esteticamente le due console si somigliano molto. Microsoft sembra dover rincorrere in questa fase anche a seguito dell'annuncio del prezzo dei due sistemi inferiore di 100 euro nel caso di PS4. Certo, Xbox si rifà per un'infrastruttura di rete più solida, per un parco titoli interessante e per la presenza di Kinect 2.0 nel bundle, che dovrebbe garantire un interfacciamento completamente differente rispetto al passato. Buone sensazioni anche dai due nuovi controller in questa fase, mentre va notata la presenza di una porta HDMI in Xbox One, oltre che alla classica HDMI out. Ma non ci sono solamente le console all'E3 2013, abbiamo visto diversi giochi molto interessanti, come i vari Battlefield 4, Forza Motorsport 5 e The Division. Con Battlefield 4 torna la figura del comandante, che può gestire l'intero plotone, mentre si nota una maggiore presenza della distruzione e livelli che si snodano anche in verticalità oltre che in orizzontalità. Per Forza 5 Microsoft ha investito molto, visto che ha portato qui a Los Angeles diverse auto e tante donne. La McLaren P1 è una vettura che si fa notare, che sarà presente anche nel gioco oltre che nella realtà, ma non è l'unica auto nello stand Forza e negli eventi legati al nuovo titolo di simulazione. Turn 10 Studios parla di cambiamenti al sistema di gestione delle sospensioni e delle gomme. Gli sviluppatori hanno fatto studi specifici sui vari tipi di sospensione e raccolto dati dai più importanti produttori d'auto. Per le macchine più famose il giocatore percepirà delle differenze nel modo di comportarsi delle sospensioni. Ma Sony non è da meno neanche in questo, visto che il Gran Turismo 6 offrirà un modello di guida nuovo e un motore fisico rivisto, benché rimanga un titolo per la precedente generazione. Interessante anche The Division di Massive, la software house responsabile del Ground Control, che è una sorta di MMO ambientato in una New York post-apocalittica ricreata col motore grafico di nuova generazione. Su GameMag trovate altri dettagli di questo interessante titolo. Non poteva mancare uno sguardo al retro gaming con uno stand dedicato alla storia dei videogiochi. Insomma, è proprio vero che ognuno ha un suo modo di divertirsi. Ma lo stand più bello? Sicuramente quello di Wolfenstein The New Order, ma non tanto per l'orribile Panzerhund, quanto per loro, e sì, anche se sono, ahimè, molto meno che negli anni passati, rimangono ancora una delle parti più interessanti dell'E3.